Quasi il 60% degli utenti del mattino sono favorevoli all'istituzione del Principato di Salerno, una regione autonoma dalla Campania, formata dalle città di Salerno e dalla sua provincia che vogliono staccarsi da Napoli. Non c'è solo la regione Salento in Italia a chiedere un riassetto organizzativo per poter meglio valorizzare le risorse del territorio, quindi, e se dalle nostre parti si denuncia il baricentrismo della spesa pubblica, una situazione analoga si registra in Campania, dove si parla però di Napoli. Policentrismo. A promuovere il progetto autonomista è il parlamentare del PDL, presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli. Queste alcune sue recenti dichiarazioni rilasciate a un emittente locale. Questa è una battaglia fondamentale per tutti, perché oggi la regione Campania, purtroppo mi dispiace dirlo, ci deruba di quasi 100 milioni di euro all'anno, perché noi paghiamo l'IRPEF e l'IRAP regionale e non ci vengono restituiti soldi. Non è colpa di Caldoro, che peraltro ha trovato una situazione disastrata sul piano dei conti, ma è colpa complessivamente dei napoletani come classe dirigente, che tirano l'acqua al mulino della loro provincia e peraltro li sprecano pure, perché stanno in difficoltà anche peggio di noi. Il percorso intrapreso dagli autonomisti del Cilento è uguale a quello intrapreso dai colleghi salentini. Così, se da noi si sono espressi 64 consigli comunali a favore del referendum sulla nascita del nuovo ente, nel Salernitano sono in tutto 59 le delibere presentate alla Corte di Cassazione. Cirielli si dice fiducioso di poter giungere alla consultazione popolare già nella primavera del 2011. Così come è successo con Vendola, anche il presidente della regione Campania ha reagito con un certo imbarazzo alla spinta autonomista. Stefano Caldoro, della stessa maggioranza di Cirielli, ha bollato la proposta come secessionista, pur ammettendo la necessità di una maggiore autonomia per gli enti locali. L'azione dei promotori della regione del Principato di Salerno, fa notare però Cirielli, non è contro Caldoro, ma è accompagnata da un forte coinvolgimento popolare. La nuova regione, secondo i promotori, sarebbe la prima in Italia senza altre unità amministrative oltre ai comuni, dato che si punta all'abolizione dell'ente provinciale. Ad animare il progetto autonomista salernitano, così come quello salentino, la voglia di non voler più pagare per gli errori degli altri. Per la Campania si pensi solo al caos dei rifiuti, che non riguarda però la virtuosa provincia di Salerno. Ed ancora, una più equa ripartizione delle risorse economiche regionali e la possibilità di poter governare meglio le dinamiche che il federalismo fiscale metterà in moto.